poi che bisogna pone... investire in... L'altro tema che pone è in capitale fisico. Noi No, però questo è un attimo... Cioè, noi abbiamo bisogno di investimenti. No, volevo dire una cosa, il professor De Masi batte sempre su una cosa molto precisa, che è lavorare meno, lavorare tutti. Cioè, il fatto che lavorando meno si può allargare la platea dei lavoratori. Lei ci crede in questo? Un miliardo di ore mancano all'appello, ragazzi. Mancano un miliardo di ore all'appello. De Masi deve sapere che abbiamo già raggiunto il suo obiettivo. Professor De Masi... Allora, scusami, se passiamo, faccio rispondere alla professoressa Fornero che deve andare via. Del 2007 con un miliardo di ore in meno. Hai già ottenuto l'effetto, De Masi. Che professoressa, è prepotente come tutti gli uomini, diciamo no, così, no. Ma non importa. Allora, voglio dire che però gli do ragione, però gli do la ragione. È vero che noi tendenzialmente tanto abbiamo molto ridotto le ore di lavoro e continueremo a farle. Però il prodotto, la nostra crescita viene da una cosa che si chiama valore aggiunto, produttività. E la produttività viene soltanto se abbiamo investimenti. E io conosco solo due tipi di investimenti. Uno è il capitale umano, che è sempre più importante, anche se a qualcuno l'espressione non piace, e l'altro il capitale fisico. E il capitale fisico sono le tecnologie, sono le infrastrutture. Noi abbiamo, per esempio, scoperto, purtroppo con gravi problemi, anche con perdite di vita umana, che le nostre infrastrutture hanno bisogno di molti investimenti. E qui però dobbiamo tornare alle compatibilità, perché o spendiamo per la spesa corrente o spendiamo un po' per il nostro futuro. Perché altrimenti facciamo l'altra cosa che si chiama debito. E il debito è un problema per i giovani e torniamo sempre a dire che le compatibilità non contano e quindi ci sono i debiti.